Assessore, sarà comunque l'argomento del prossimo anno di tutte le amministrative che svolgeranno in provincia di Teramo. Lei l'ospedale dove lo vedrebbe? Villa Mosca o Piano Daci? Guardi, c'è uno studio, ci sono diversi siti che sono stati individuati, quindi sicuramente saranno fatte delle scelte molto ponderate per cercare di dare maggiori garanzie ai cittadini per quanto riguarda la salute. Stiamo lavorando al riguardo, abbiamo fiducia nei vertici della ASL, mancano ancora dei fondi, ma si sta lavorando al riguardo. Lei sta rispondendo un po' alla Mariani maniera, alla maniera democristiana. Ci può dare una risposta netta e chiara? Ospedale nuovo, Villa Mosca o Piano Daccio? Ma guardi, allora, sono stati individuati diversi siti, si stanno facendo degli studi su Piano Daccio dove appunto ci sono tutte le condizioni di legge, cosa che invece al Mazzini appare difficile l'adeguamento a livello sismico rispetto anche a tutte le condizioni di legge che al momento deve avere un ospedale, ma l'importante è garantire prestazioni sanitarie più efficienti ai cittadini teramani e abruzzesi affinché appunto si possa garantire il diritto di salute che è un diritto costituzionalmente garantito. La sua collega Veri però è stata netta e chiara, ospedale Piano Daccio. Esattamente, si sta portando avanti questo discorso, mancano ancora dei fondi, stiamo lavorando al riguardo, la Veri sta facendo un ottimo lavoro, una sanità che nonostante le tante difficoltà, un momento così difficile quale quello della pandemia, si è contraddistinta in maniera eccellente, si sta facendo un ottimo lavoro, anche i vertici della ASL e tutto il personale sanitario hanno dato un grosso contributo e ritengo che si sta facendo un lavoro ottimo che porterà sicuramente degli ottimi risultati. Perché secondo lei Mariani ha detto che non riesce ad avere la documentazione per l'ospedale di Piano Daccio? Questo non glielo so dire, solitamente i vertici AS sono sempre disponibili a mostrare documenti e quant'altro, non so questa cosa, posso sicuramente approfondire, ma mi sembra strano che Di Giosia e tutto il personale dell'ASL di Teramo abbia impedito a un consigliere regionale di visionare i documenti.